Ciao, benvenuti. Siamo qui per Mai dei Libri a intervistare Fabrizio Silei, l'autore di Bernardo e l'Angelo Nero. Perché ha deciso di diventare scrittore e perché proprio di romanzi per ragazzi? Allora, non so se si decide di diventare scrittori. A un certo punto si scopre che abbiamo delle storie da raccontare. E poi ci chiediamo anche a chi vogliamo raccontare queste storie. Io quando mi sono accorto che la scrittura era il mio modo di stare nel mondo, di cercare di capire le cose, che avevo delle cose da raccontare, ho dovuto prima di tutto affinare il linguaggio, una cosa che non finisce mai, un lavoro sulla propria voce, per farla maturare e per fargli raccontare le tue storie. Poi ti devi chiedere a chi vuoi raccontarle. Io non scrivo solo per ragazzi, ho scritto anche qualche libro per adulti, ma preferisco scrivere per i ragazzi perché mi sembra più importante, pensando a quanto erano importanti per me i libri quando ero ragazzo. Quando io entravo in una libreria da ragazzo, andavo in realtà a cercare, non so neanche io cosa, ma qualcosa di quasi di magico, di meraviglioso, forse una risposta, forse il libro che avrebbe avuto da dirmi la cosa giusta per quel periodo della mia vita. Poi in realtà i libri veramente mi hanno cambiato la vita, non uno in particolare, ma l'amore per i libri. Perché ha deciso di scrivere un romanzo ambientato durante il fascismo? Soprattutto ambientato durante il passaggio del fronte. Il passaggio del fronte è uno di quei momenti della storia italiana in cui improvvisamente le carte si rivoltano e la situazione cambia drasticamente dall'oggi al domani. Chi comanda non comanda più, i vincitori diventano i vinti e viceversa. E in queste situazioni, nel mio romanzo, si muove Bernardo. Bernardo che deve scegliere fra ciò che è importante per lui, fra ciò che sente con la sua sensibilità, con il suo carattere, con il suo corpo, perché il corpo è sempre fondamentale in questo, e ciò che invece gli hanno insegnato con un'educazione basata sui valori del fascismo di allora. E questo, diciamo, questo ambiente, questa ambientazione mi sembrava particolarmente adatta a far muovere il mio personaggio. Come si è documentato e ha trovato informazioni su quel periodo storico? Allora, questo è molto importante, andare indietro nel tempo e raccontare una storia in maniera verosimile, cercando di essere onesti nei confronti dei lettori, quindi senza raccontare cose troppo sfacciatamente false, che non stiano, come si dice, né in cielo né in terra, è fondamentale. Per questo dovevo scrivere di un luogo che conoscevo bene, il Chianti, io sono nato in Chianti, e di storie che tante volte ho sentito raccontare proprio nel focolare dai vecchi quando ero bambino, storie che avevano come protagonisti i militari durante il passaggio del fronte, il tedesco buono che aveva salvato mio zio allora piccolino con una medicina che ancora qui non c'era, piuttosto che storie di fantasmi o d'altro. La regola per chi scrive credo che sia proprio questa, scrivere di cose che conosci profondamente. Ciò nonostante, nonostante la lettura di libri, la documentazione e l'amore per la storia per un certo periodo, la testimonianza diretta di chi ha vissuto quei momenti storici mi è stata fondamentale. Faccio un esempio. Bernardo sta andando in bicicletta, a un certo punto comincia a piovere e io scrivo: i goccioloni cadono sull'asfalto per poi subito scomparire perché è una giornata afosa. Poi mi domando: ma l'asfalto? C'era l'asfalto nel 44? Chiamo mio padre che ha 84 anni e gli chiedo: ma babbo, c'era l'asfalto? E lui mi dice: sì, soltanto la via Cassa era asfaltata, tutto il resto invece no, le strade laterali erano ancora sterrate. È un continuo, per chi non ha vissuto quel periodo, è un continuo documentarsi, un continuo cercare di ovviare a tutte le contraddizioni. Diciamo, questo è il lavoro di documentazione accanto a quello invece di narrazione vera e propria. La storia narrata ha
Ha dei riferimenti autobiografici? Allora, diciamo che la tua domanda potrebbe essere riformulata così, correggimi se sbaglio. Cosa c'è di nostro, degli autori, della vita degli autori, della biografia degli autori, nelle storie che gli autori raccontano? Sono alcuni autori che raccontano proprio la loro vita, la propria esperienza, ma anche tutti gli altri, anche quelli che apparentemente raccontano di astronavi o di situazioni inverosimili, in qualche modo inseriscono inevitabilmente una parte di loro stessi nei loro libri. Io naturalmente non vivevo quel periodo perché sono nato nel dopoguerra, nel 67, e quindi non c'è niente di direttamente autobiografico, però ci sono, e io li trovo quando rileggo il libro, diversi spunti. Per esempio, in questo caso io potrei dire un rapporto difficile con il proprio padre, una cosa che accomuna sia Bernardo che me, e anche forse l'asma del ragazzino, che è qualcosa che conosco bene. Il libro parla del conflitto tra il sentimento d'amicizia del protagonista rispetto al suo prigioniero, nel senso del dovere e il condizionamento del regime. Ha trovato difficile raccontare a noi ragazzi un argomento così complesso? Difficile no, perché quando poi la narrazione parte qualcosa avviene, un piccolo miracolo che fa sì che le storie si raccontino in qualche modo da sole. Però senz'altro mi interessava questo conflitto, mi interessava profondamente, perché è questo che io volevo raccontare soprattutto. Volevo raccontare che cosa succede quando le informazioni che ti vengono date sono diverse da quello che tu senti. Voi pensate a questo, per esempio, la storia, la scuola, la famiglia, le istituzioni ci insegnano ad obbedire, ci insegnano cosa è giusto fare e cosa non è giusto fare, l'educazione ci insegna come stare a tavola, anche lo Stato ha le sue leggi e dice obbedite alle mie leggi, eppure la storia invece, quella con la S maiuscola, ci ha fatto vedere che ci sono dei momenti in cui è fondamentale disobbedire. Allora, paradossalmente, i tedeschi che lavoravano nelle camere a gas a mettere dentro donne e bambini erano degli ottimi cittadini perché obbedivano alle leggi di quel momento e agli ordini dei loro superiori. Però ci sono stati anche coloro che hanno detto di no, che erano dei pessimi cittadini in quel contesto. Quindi la storia di Bernardo è anche una storia di disobbedienza, è una storia di affermazione di sé rispetto a ciò che gli è stato insegnato. Per questo credo che possa parlare anche a voi, al di là dell'aspetto storico e del contesto storico, il conflitto fra ciò che ti insegnano e ciò che è importante per te è qualcosa che non ha tempo e che forse ci riguarderà sempre. Ha già idee sul suo prossimo romanzo, o addirittura ci sta già lavorando? Sì, nel frattempo io ho scritto un altro romanzo che adesso è in lettura dal mio editore, che si intitola Diario segreto di un bambino di vetro. È un diario di un bambino che è molto fragile, molto protetto dai genitori, che lo tengono chiuso nella sua camera, perché anche se io non nomino mai questa parola nel romanzo, questo bambino è un bambino emofiliaco. E quindi la scelta è fra rischiare di morire vivendo, potremmo semplificarlo così, o non rischiare meno forse, però rinunciando a vivere, a fare le cose che tutti gli altri bambini fanno. Quindi ancora una volta un tema allegro, insomma. Ringraziamo Fabrizio Silei per essere venuto a Mare di Libri 2010. Ciao a tutti. Grazie a voi, siete stati stupendi, grazie a tutti. Ciao. Ciao.